Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dobbiamo fare questo momento di catechesi su questa indicazione, su questo titolo, il perdono senza sacerdote, il Papa ci ricorda come ricevere. Siamo in una situazione di pandemia particolare, quindi sugli accorgimenti, perché può spostarsi con sacerdote, confessore, stanza, e attività, però tanti non possono avvicinarsi alla professione, anche perché sappiamo che la differenza deve avere anche un permesso valido. Ecco, allora come facciamo nella fase che si avvicina a ricevere il perdono di Dio, che serve la salvezza passa attraverso la misericordia di Dio. Allora prima ci lasciamo illuminare dal Santo Vangelo, quindi dal Vangelo di Luca al capitolo 23, il passo della salita di Gesù, la sua offerta al Padre. Quando giunsero sul luogo chiamato Grande, dico ci dissero di mandare una destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Il Vangelo ci fa vedere Gesù sulla croce che chiede perdono per noi. Ecco, quindi stavo anche riflettendo su questa, come accostarsi a questo periodo al perdono di Dio, ci sono la soluzione collettiva, questo che possono applicare quando dà necessità, però tante persone sono un po' devono stare a casa, quindi non possono uscire, come chiedere il perdono di Dio, come fare il passo. E quando l'altro giorno, durante una delle messe che è stato fatto Francesco, c'è la Santa Madre, c'è un passaggio veramente illuminato, veramente e di guida. C'è un momento in cui dice: io so che tanti di voi del Pasqua andate a fare l'intenzione per ritrovarvi con Dio, ma tanti vi diranno oggi: ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che lui abbracci e conformare la pace. Come posso fare se non trovo sacerdote? E Paolo continua: tu fai quello che dice il Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio e tuo padre e dì la verità: Signore, ho combinato questo, scusami, e chiedi perdono con l'altro di dolore e promettimi, dopo che mi confesserò, ma perdonami adesso e subito tornerai alla casa di Dio. Il Papa continua ancora: tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere la mano sacerdote. Che condizione straordinaria. Pensate che è il momento, questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un atto di dolore del fatto, così la nostra anima diventerà bianca come la neve. Ecco, noi in questo momento di catechesi, di questa coscienza, ci rivolgiamo in particolare alle famiglie, ma anche a tutti voi che ci seguite attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Oggigiorno i sacerdoti, attraverso l'industria anche dei nostri collaboratori, siamo come lo spettacolo del mondo in sé, San Paolo. Siamo attraverso queste diente messi davanti a tutti. Ecco, allora io mentre sentivo questa parola del Papa, è stata veramente una luce del pensiero. Questo è veramente un'occasione forte, un momento opportuno. Ecco, qui veramente c'è quel riflesso
passare una situazione veramente dolorosa, ecco, di tanto egoismo da parte di molti per aiutarla. C'è tanto male che il Signore risponde con quella, mi sembra che il Signore risponde con quella, mi sembra che trova sempre una vita, mi trova sempre. All'inizio di questa quaresima mi ricordo il messaggio che ha detto questo, meditate quella frase, dice il Signore nel deserto parlerò al popolo, nel deserto spirituale. E questo è un tema che adesso ci ritroviamo, una grande luce perché possiamo approfittare adesso del nostro, la nostra amicizia di insieme. E quindi rivolgo ai piccoli, alle famiglie, a tutti quanti, come adesso posso prendere il perdono di Dio, come posso ricevere. Abbiamo sentito proprio nella vita del Papa e dei nostri vescovi che ci invitano a questo, in caso di necessità. Ovviamente c'è un po' che è chiamato il vuoto sacramento, cioè nel sistema del mondo di Dio, con questo amore non tanto per se ne vuole più di così, che voglio amare solamente questo, che è veramente questo. E quando lo troverò, mi confesserò da sé. Adesso non posso. Adesso mi chiedo che loro così come fa la mia vita, posso ricevere il perdono, la sua misericordia. Un momento veramente profondo, un momento veramente grande. Ecco, allora, pensiamo al Signore che ci viene. Adesso leggeremo per la guida, perché la cosa è stata molto affatto. Ecco, la parte sui fanciulli, vogliamo ascoltare qualche domanda, un po' di esame di coscienza, poi aggiungerò qualcosa che i più grandi, i fanciulli già possono prepararsi, poi faremo un momento di silenzio e faremo un atto di dolore tutti insieme. Ma questo è un momento che possiamo sempre approfittare, anche nel prossimo giorno, possiamo sempre approfittare con Dio. Non voglio chiedermi scusa per i miei peccati anche in casa, mi perdono, mi perdono, se non fare per te. Ecco, ovviamente bisogna alla presenza di Dio, non presumere, non scoraggiarsi. Ecco, ci ricorda una santa Caterina Senese, il Signore diceva, tu ricordi sempre che sono io, ma Dio è creatore, salvatore e misericordia di vita che può perdonare qualsiasi vita. E noi siamo la creatura. Ecco, che in Dio troviamo tutta la nostra felicità, ma senza di Lui non possiamo fare nulla, come ci ricorda il Santo Vangelo. Invece di Lui, di Lui, di Lui, di Lui, la vita santa. Ecco, allora ascoltiamo un momento, ecco, delle domande che ci invitano a per l'esame. Vogliamo portare a concludere. Resto ogni giorno con attenzione nelle preghiere del mattino e della sera. Mi affido ogni mattina alla soluzione. Cerco di ricordarmi il Signore durante la giornata. Ho la fiducia di nominare il suo posto e con poco rispetto. Partecipo alla Santa Messa di giorni festivi. Oppure mi sono lasciato vincere dalla vivenza e dalla cattiva volontà. Ci arrivo in tanto, discuto con gli altri. Studio bene il sacrificio per conoscere sempre meglio il cammino Gesù. Il suo insegnamento è regolarmi sempre come Lui vuole. In chiesa mi trovo alla presenza del Signore. Mi comporto con rispetto verso il luogo sacro, oppure corro, chiacchiero, passo per la chiesa senza salutare Gesù nel tabernacolo con una genuflessione.
specie d'estate, vado in chiesa con un vestito che non rispetta l'ambiente sacro. Amo la Madonna e la saluto tutte le sere con l'Ave Maria, pensando che è la madre di Gesù e che mi vuol bene come a un figlio. Quando ricevo qualcosa che mi fa felice, so ringraziare il Signore, oppure penso che tutto mi è dovuto. Il mio comportamento verso la famiglia e il prossimo. Sono affettuoso con babbo e mamma. Sono loro riconoscente per il bene che mi vogliono, oppure rispondo loro sgarbatamente e li rattristo con la mia condotta. Obbedisco subito ai genitori senza sbuffare o mi faccio ripetere le cose 10 volte. Lo so che quel che mi dicono e fanno per me è per il mio bene. Aiuto in casa o mi faccio servire? Pretendo e faccio capricci. Tratto con rispetto i nonni e le persone anziane. Sono egoista e geloso delle cose che possiedo o le presto ai miei fratelli e ai compagni. A scuola rispetto tutti, seguo con impegno le lezioni o disturbo. Sono prepotente e litigo facilmente con i compagni. Nel gioco voglio vincere a tutti i costi. Mi sforzo di essere leale, rispetto le regole, perdo senza arrabbiarmi. Aiuto i compagni che hanno bisogno o li prendo in giro e gli faccio i dispetti. Penso solo a me stesso e alle mie cose. Mi isolo dagli altri, invidio quello che fanno. Il mio comportamento verso me stesso. Ho preso cose che non sono mie, sciupo le mie cose, so privarmi di qualcosa per darla a chi ne ha bisogno. Faccio subito le cose che devo fare o rimando col rischio di lasciarle a metà o di non farle. Se richiedono sacrificio, mi tiro indietro, metto in ordine le mie cose, so rispettare un orario. Sono goloso, capriccioso, pronto a lamentarmi o mi accontento di quel che mi viene dato? Mi sono lasciato prendere da curiosità non buona, guardando immagini o spettacoli non adatti. Sono stato rispettoso verso me stesso e verso il mio corpo, evitando gesti o atti contrari alla purezza. Dico parolacce, ho offeso qualcuno. Riesco a dire una preghiera quando sento qualcuno bestemmiare. Dico bugie, racconto cose false sugli altri, nascondo la verità ai genitori, oppure mi confido con loro, sapendo che nessuno può capirmi più di babbo e mamma. Ecco, allora abbiamo sentito qualche domanda che riguarda ovviamente la nostra vita, la nostra riflessione da adattare. Ecco, ma abbiamo preso spunto iniziando dal Santo Vangelo. Gesù dice: Padre, perdona loro. Ecco, e poi abbiamo sentito come il Papa in una delle messe di Santa Marta, ecco, si chiedeva: io so che tanti di voi per Pasqua andate a fare la confessione per ritrovarvi con Dio, ma adesso c'è questa pandemia, non si può uscire di casa. Come faccio io a chiedere perdono al Signore? Io voglio che Lui mi abbracci. Come posso fare se non trovo sacerdoti? E il Papa dice: tu fai quello che dice il Catechismo. Allora in questi casi è molto chiaro, si parla con Dio. È un momento straordinario, ovviamente. Ecco, ce lo dice il Catechismo: chiedo perdono al Signore in un momento di preghiera. Signore, scusami, ho fatto questo, questo e questo.
e chiamare anche il peccato per nome, ma ti chiedo perdono. Quindi con un atto di dolore puoi promettergli: dopo mi confesserò, quando potrò poi andare dal sacerdote, ecco, ma adesso non posso e ti chiedo perdono per questi peccati, perdonami adesso. E Papa dice: subito tornerai alla grazia di Dio. La nostra anima diventerà bianca come la neve. Peccati non solo veniali ma anche gravi. Il Signore così ce li perdona in questo momento. Allora volevamo fare proprio un momento di riflessione insieme per tutta la famiglia. Ecco perché, ecco, illuminati dalla parola di Dio, aiutati con un po' di esame di coscienza, momento di silenzio, poi vogliamo dire insieme anche l'atto di dolore, ma questo momento di preghiera che possiamo fare anche nei prossimi giorni. Ho bisogno del perdono di Dio, della sua misericordia infinita, perché so che mi perdona qualsiasi peccato. So che mi perdona qualsiasi peccato. Quindi non voglio disperare, non voglio nemmeno presumere di non aver peccato o non accettare che li ho fatti. Ecco, ma voglio sì la misericordia di Dio. Quindi comprendo la mia fragilità, la mia debolezza, che il Signore vede, ecco, ma che comprendo la grande misericordia di Dio. Quindi anche i vescovi, abbiamo sentito, ecco, per le confessioni individuali, chi ha la possibilità ovviamente anche di andare in chiesa, le proprie attenzioni, le distanze, però si ricordi peraltro a tutti i fedeli che particolarmente in questa situazione di emergenza ciascuno può rivolgersi nell'intimo della propria coscienza a Dio con un atto di pieno pentimento, da cui scaturisce il perdono dei peccati commessi anche mortali, purché al tempo stesso ci si impegni a confessare i peccati non appena sarà possibile accedere alla confessione individuale. Ecco, allora abbiamo sentito la riflessione che ci è stata posta, ecco, vogliamo allora anche aggiungere qualcosa. Ecco, proprio guardiamo al crocifisso, il Papa lo ha ricordato questi giorni, guardiamo a Gesù crocifisso e prendiamo in mano il Santo Vangelo che questa settimana santa in modo particolare ci propone. Qui dobbiamo chiederci se nella nostra vita conta di più Dio e la salvezza mia altrui delle anime, oppure se ho messo prima di Dio, prima dell'altro, prima del rispetto, prima dell'amicizia, se ho messo il denaro, il benessere materiale a tutti i costi, la carriera, il successo, certi divertimenti. Quindi se siamo ricorsi alla superstizione, alla magia, ecco, se abbiamo bestemmiato, se abbiamo bestemmiato, se dedico un po' del mio tempo alla preghiera, oppure anche nei confronti del prossimo, Gesù dice: tutto quello che fate allora lo avete fatto a me. Allora anche se mi sono lasciato prendere da quelli che sono la calunnia, l'invidia, la gelosia, la maldicenza, la prepotenza, sono stato operatore di pace o di divisioni? Ecco, poi nel lavoro sono stato onesto? Poi ci sono, se ho rubato, se ho preso qualcosa che non era mio, se in prestito ancora ce l'ho io e serve all'altro. Poi c'è tutto questa sofferenza, questa dell'aborto procurato. Ho cura degli anziani, dei più deboli, aiuto i più deboli. Ho dato cattivo esempio, sono stato intemperante, bere, cibo, fumo, pure ho abusato di droghe. Custodisco la mente, il cuore, i sensi, ecco la purezza del corpo e dell'anima. Fuggo le tentazioni, oppure, ecco, anche con i mezzi di comunicazione, con le cattive compagnie,
Ecco, ci dobbiamo domandare anche questo. Amiamo i nostri cari, quella famiglia che il Signore ci ha donato, preghiamo per i nostri defunti, anche i nostri figli, siamo stati violenti oppure abbiamo esercitato veramente la paternità e la maternità. Ecco, allora vediamo quanti spunti di riflessione, ecco, davanti al Signore. Ecco, Signore, perdonami. Questa è una grande occasione, anche questa indicazione che ci danno i nostri pastori. Possiamo veramente ricevere la misericordia infinita di Dio, che mi perdona i peccati, ma anche non mi ha permesso, mi ha aiutato, mi ha salvato da andare oltre, da andare magari in situazioni ancora più gravi e più difficili, da tornare indietro. Quindi ecco, dobbiamo veramente lodare la misericordia di Dio, e allora passiamo attraverso il suo perdono per accostarci a Lui. Chiediamo anche l'intercessione di Maria Santissima, che ci ha preso tutti per figli, ecco, di Santa Rita, abbiamo la reliquia qui presente, col suo messaggio di perdono e di pace. Ecco, vogliamo accostarci al Signore. Quindi abbiamo imparato anche un po' queste occasioni così delicate, quello che il Catechismo ci indica, ecco, lo sappiamo noi, possiamo i genitori e figlioli istruirli anche in questo, e possiamo fare questo, ecco, anche ogni giorno. Quindi ci mettiamo alla presenza del Signore, e per amore a Lui, non per altro scopo, se non perché il Signore è degno di essere amato, senza pretendere altro. Signore, solo perché Tu sei Dio, Tu sei amore infinito che Ti ho offeso, questo mi dispiace, prima di tutto. E voglio il Tuo perdono perché so che me lo doni. E questo perdono lo voglio vivere con gli altri. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. Allora anche con gli altri devo essere misericordioso, devo lasciare le offese al prossimo, a chi mi sta vicino, quei rancori. Ecco, guardiamo Gesù che vuole la salvezza di tutti, ecco, e che ci mostra anche la via del suo perdono, della sua misericordia in questo tempo. Mai ci abbandona il Signore. Ecco, un momento, ecco, di silenzio e di riflessione, poi vogliamo aiutarci insieme recitando un atto di dolore. Allora, il nostro esame di coscienza, il nostro intimo può chiedersi se siamo stati fedeli alla nostra vocazione, al nostro stato di vita, agli impegni che ci siamo presi davanti a Dio e davanti al prossimo. Ecco, possiamo chiederci proprio se siamo stati fedeli, se abbiamo seguito l'amore o delle scelte a volte tra la lealtà e la slealtà, abbiamo commesso qualche colpa, le nostre fragilità e debolezze. Ecco, allora ognuno può vedere davanti al Signore, ecco, cercare anche nella parola di Dio il lume. Ecco, noi abbiamo fatto un piccolo catechesi, un piccolo esame di coscienza che possiamo approfondire ovviamente, ma possiamo anche approfittare di veramente questo momento favorevole. Guardiamo a Gesù che sempre dice: Padre perdonali, Signore, dalle tue piaghe siamo stati guariti, dal tuo sangue, dal tuo sacrificio.
il tuo immenso amore, ecco, mi cerca sempre. Ecco, mi voglio far ritrovare e anche voglio portarti le anime, dare buon esempio, pregare e anche riparare i nostri peccati. Allora, insieme, ecco, reciterò l'atto di dolore, vogliamo celebrarlo tutti insieme e sapendo poi anche personalmente poi possiamo rinnovarlo nei nostri giorni, nel nostro cammino verso la Pasqua. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Andiamo a terminare con Ave Maria, la Vergine Santissima, che il Signore dalla croce, donna, ecco i tuoi figli, ecco tua madre. Vogliamo affidargli che ci guidi in questo cammino verso la gloria della risurrezione di Gesù. E affidiamo il nostro cammino, tante persone che abbiamo nel cuore e tante anche necessità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.